regista e noi volentieri ci accorgeremo. Ma certo, è una sfida questa. Oh, non a caso siamo vicino al calcio Balilla per un motivo molto semplice. Perché? Perché mi sa che oggi parliamo di calcio, tesoro. Qualcuno che di calcio se ne intende molto. E di chi? Di Serse Cosmi. Pensa un po', l'allenatore conosciuto a tutti per il suo carattere focoso e per i suoi cappellini. Allenatore del Brescia. E fra l'altro abbiamo doppiato anche insieme i Robinson. Si è scafato anche come doppiatore. Allora, una stata... voce particolare. Sei stata a casa sua, immagino, e che cosa hai trovato? Ti stupirò, caro Tiberio, ancora una volta un'esclusiva. Sì, cioè, no, parlami. Perché per la prima volta la casa di Serse Cosmi ha aperto le sue porte a chi? Ma la sottoscritta, nessuno l'aveva mai vista. Però mi sembra che è sposato. È sposato con una splendida donna molto simpatica che si chiama Rosy. La conosci? Figli? Sì. Siamo stati a pranzo insieme. Ah, ecco, vedi? Figli. Due figli, pensa un po', a due figli, Giorgia che ha quasi 18 anni e Edoardo che ne ha 15. Matrimonio, se non sbaglio, contratto come se fosse una malattia, perché il matrimonio si contrae, vabbè, insomma, ognuno, nel 87, no? Stranamente dura, però ci sono non stati... per loro, ma stranamente perché noi ci stupiamo però... quando durano così tanto. Vabbè, non parliamo di corde in casa dell'impiccato, però mi dicono che ci siano stati dei momenti difficili. No, allora, si sono conosciuti che erano talmente giovani, lei 12 anni, pensa un po', lui 14, che dopo 4 anni si sono lasciati perché volevano conoscere un po' meglio il mondo. Dopo 2 anni si sono rimessi insieme e non si sono mai più lasciati. Beh, come direbbe Venditti, certi amori fanno dei giri immensi. E poi ritornano. E poi ritornano, si ripropongono. Coppia consolidata e credo che sia tempo di entrare in casa Cosmi. Mentre noi... Noi giochiamo, vai. Dai, curiosiamo e gancio sono ammessi, non siamo ai mondiali, è vero. Vai. Chiaro? Vai! Vai! Ciao Rosy! Ciao! Buongiorno! Bene! Sono arrivata qui a Brescia! Ah, brava, bravissima! Anche io sono arrivata da poco! E infatti questa casa proprio... Ti piace? È nuova! Ma scusa, tuo marito Serse dov'è? Non c'è? Pensavi che era agli allenamenti, ma non c'è! È qui! Eccolo qua! Ciao Serse! Complimenti! Stavamo dicendo che questa casa è proprio bella. Sì, sì, siete i primi a venire. Come sai, io voglio curiosare, eh? Mi fai strada sì, tu? Sì, vieni. So che voi avete due figli. Sì. Che si chiamano? Edoardo e Giorgia. Eccoli qua, mamma mia, che belli che sono. Loro sono a Perugia o... Ma io viaggio molto. E io rimango. E tu rimani, solo soletto. No, è normale, i figli hanno fatto questa scelta. Credo che sia giusto che vivano secondo quelle che sono le loro esigenze. Rosy, ma che padre è Serse? Perché noi lo vediamo sul campo con un carattere deciso, impulsivo. Poi magari nella vita privata... Tutto l'opposto. Ecco, molto tranquillo. Vivo sicuramente la mia vita in maniera diversa da come la vivo quei 90 minuti in campo. Se no sarebbe... forse non ci sarei più neanche. Bravo, ma anche con Rosy? Sì. Sono sempre i vostri figli? Sì, vero, che belli che qui sono. Qui era la scoperta di Formentera. Lei ha gli occhi azzurri e lui ha gli occhi scuri. Sì. Da uno e dall'altro hanno preso. Lui ha un marcino. Io so, qualcuno mi ha detto che tanto tempo fa tu eri un capellone biondo. No, avevo i capelli era già qualcosa, insomma. Ma io voglio vederti. Ma hanno detto che sei riconoscibile. La tiene mia moglie perché ovviamente gli serve per dare una giustificazione al fatto che mi ha sposato. Ogni volta che la vede... Mi sei innamorata follemente. No, uno mi vede adesso e può pensare che non ha senso. Ma è stato tutto si abbatte. Beh, ci conoscevamo da piccoli, quindi guarda, adesso ti faccio proprio vedere, guarda. Non ci posso credere, è vero. Il caschetto biondo mesciato. Senti, però io sono curiosa, voglio vedere la parte più intima della vostra casa, per cui di questa casa non l'ho mai vista, voglio la camera da letto. Va posso bene. Portare via tuo marito? Vai, te lo concedi? Te lo concedo. Grazie. Vai. Ma sei troppo bravo. Guarda che stecca. Non hai bisogno neanche di farti allenare da Cosmi. Dunque, avete visto che Zazzera sembrava Odoacre Chierico per certi versi, Serse Cosmi con i capelli lunghi. Poi c'è una giustizia per tutti, prima o poi cadono. Però la simpatia c'è sempre. Vero. Lui ha una ricetta personale, mi dicevi, per mantenere fresco il rapporto. Guarda, ha detto una cosa molto bella quando è arrivata la moglie, perché la moglie non è sempre lì, poi ne parleremo. Ha detto che per inaugurare la nuova casa
vuole prepararle una cenetta particolare, perché secondo lui bisogna sempre trovare delle novità nel matrimonio quando si sta insieme da tanto tempo, per mantenere vivo il rapporto. Cosa hai scoperto in più delle abitudini della famiglia Cosmi? E allora, ho scoperto proprio che lui non sa cucinare, malgrado voglia prepararle questa meravigliosa cenetta. Lei invece è un'appassionata di cucina e lui sta molto attento alla linea, perché sì, ha tendenza un po' a ingrassare. Pilucca, infatti, a tavola. Pilucca, vero? A tavola è un soddisfazione. Poi ha la scusa che dopo gli allenamenti non può mangiare troppo, insomma, è un attento. Vabbè, noi continuiamo a giocare e torniamo intanto a casa Cosmi, perché, eh? D'accordo. Siamo cosmici, siamo cosmici, guarda che stecca, vai così. Dico io, però, No, girello non si fa. Oh, ecco la tua camera da letto. Il mio nido. Il tuo nido. Tu stai qui durante la settimana, tua moglie ogni quanto viene? Dipende, a volte anche due settimane consecutive, in altre per un mese non ci vediamo perché torno io a Perugia, però ecco. Stai un dormiglione? No, no, perché la mattina mi sveglio prestissimo, mi fa piacere proprio alzarmi presto. Anche se di solito è allenamento a pomeriggio, visto che sì, sì, la però mattina sono qua con te. La mattina vado in sede, leggo i giornali, mi informo, giro, scopro magari qualche aspetto di questa città. Ti piace andare in giro, curiosare? Sì, poi vivo qui vicino al centro, quindi c'è proprio la curiosità, ma credo anche l'esigenza di capire dove vivo. Tu sei conosciuto per i cappellini, da qualche parte ci saranno, posso curiosare? Come no? Fuoco, fuoco. Eccoli qua. Quanti. Insomma, giustamente eri in casa, non ce li avevi, però io ti voglio vedere anche col cappellino. Credo questo. Va bene? Più anonimo, però. Più anonimo. Sì. Però in tinta, vedi anche. Sì. Oh, questa è Cersei che tutti noi conosciamo. Sì. Ti riconoscono quando sei senza? No, ma infatti è proprio questo. Io sono una delle poche persone che per non farmi riconoscere, di solito le altre si mettono i cappellini e gli occhiali, è vero. Io invece me li tolgo e quindi ho qualche possibilità in più di non essere riconosciuto, insomma. Però ormai la prima cosa che faccio appena esco di casa è quello di mettermi il cappellino, e anche durante le partite, quindi fa parte, diciamo così, sì, della mia maniera di vivere. La fa mia parte maniera di te, sai che soddisfazione avere il cappellino di Seth Cosmi? Io me ne vado, ciao! L'ho pregato! Mi sorge un dubbio. Aiuto! Ma non è che niente niente, Cersei Cosmi, visti i cappelli, sia parente di Luca Sardella? Perché anche lui non si vede mai senza cappello. Cosa c'è sotto? Mistero, ma mistero. Glielo chiederai tu. No, io per carità non voglio rovinare un'amicizia. E insomma, questi due figli, 15 e 18, avanti in tre con Perugia? Avanti in tre con Perugia, Rosy, perché loro rimangono a Perugia a studiare. E ovviamente Rosy fa avanti in tre, e quando è a Perugia sta con i figli, quando invece è a Brescia con il marito, la nonna, cioè la mamma di Rosy, si occupa dei figli. Mamma Luciana, ringraziamola. Che salutiamo, salutiamo. Sì, allora, salutiamola. Assieme a nonna Luciana dobbiamo salutare, mai con mai immenso dispiacere, so, una delle più so veloci telecroniste della televisione italiana, una delle più veloci giornaliste della televisione italiana, la nostra bella Ferrari targata la Nerossi Vicenza. Ci vediamo alla prossima, sempre alla con prossima. Come si chiama sto spazio? Benur, no, Sport e Cuore. Il manager, io pensavo si chiamasse Benur. Vai. Dai, 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 su, ti voglio vedere se mi fa.